dando lusso alla città natale di Taranto e rappresentando la sua città natia nel mondo. L'amministrazione comunale di Taranto, sindaco in testa, ha conferito a Roberta Vinci un solenne encomio per le sue imprese tennistiche che hanno portato alto il nome della città nel mondo. L'abbraccio simbolico di tutti i tarantini nel Salone degli Specchi della sede municipale. Con Roberta i suoi genitori Angelo e Luisa, che in questi giorni di vacanza hanno il piacere di averla tutta per loro, o quasi. Sì, perché Roberta Vinci ha comunque 1000 impegni pubblici, riceve premi e partecipa a feste organizzate in suo onore. Non si sottrae, è sempre disponibile con tutti, con l'umiltà, che è uno dei suoi punti di forza. Ma a breve si torna al lavoro. Prossimo impegno tennistico, parto il 30 di dicembre, vado in Australia, gioco il primo torneo a Brisbane, poi gioco Sydney e gli Australian Open. Le Olimpiadi sì, sono un bello obiettivo, speriamo di arrivarci in forma e di fare bene. Intanto Roberta si gode la sua famiglia e la sua Taranto, perché no, anche in attesa di un principe azzurro. Se c'è il principe azzurro, se arriva magari, per ora non c'è in programma di sposarsi, però spero presto anche io.